Nel giro di 10 giorni è cambiata completamente la prospettiva per il futuro della KME di Fornaci. L'agricoltura idroponica adesso sembra più lontana, mentre la joint venture con il gruppo metallurgico Gnutti è diventata improvvisamente una possibilità concreta. Ci sarebbe già una bozza di accordo e il gruppo di Vincenzo Manes, anziché stoppare la produzione di rame alla fine dell'anno, ha deciso di prolungarla fino a marzo per prendersi un ulteriore periodo di tempo in vista della firma dell'intesa. Il conseguente prolungamento dei contratti di solidarietà è stato comunicato dall'azienda ai sindacati. Il segretario FIOM CGL di Lucca, Mauro Rossi, invita però alla prudenza. L'accordo non è stato ancora siglato. Al momento non è assolutamente una cosa fatta, tant'è vero che oggi abbiamo concordato con l'azienda un allungamento dell'ammortizzatore sociale del contratto di solidarietà di 3 mesi, proprio perché aspettiamo che questo accordo sia firmato, ma potrebbe anche non essere firmato. E a quel punto lì torneremmo all'ipotesi precedente, che è quella della riconversione all'idroponico. L'eventuale intesa con Gnutti per Fornaci sarebbe davvero positiva sia per i livelli produttivi che per la salvaguardia dei posti di lavoro, ma il sindacato non vuole che a rimetterci siano i lavoratori dello stabilimento di Serravalle Scrivia. L'accordo che ci hanno ventilato per Fornaci di Barga sarebbe un accordo positivo, perché non soltanto garantisce quello che finora c'era, ma produrrebbe una saturazione completa degli impianti, sarebbe un aumento consistente delle tonnellate che si producono a Fornaci di Barga. Ma questo accordo, se si dovesse fare, se lo dovessero fare con Gnutti, potrebbe avere, anzi quasi sicuramente avrebbe, delle criticità per lo stabilimento di Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria. E noi abbiamo detto che per chiudere un accordo l'azienda si deve comunque impegnare a mantenere l'occupazione non soltanto da noi a Fornaci di Barga, ma in tutto il territorio del nostro paese.